Obiskali smo butik Qualcosa di Blu v Trstu, saj gre za največji butik poročne mode v severnem delu Italije, ki je specializiran za nevesto in družice, ponuja pa tudi zelo dober izbor večernih in poročnih oblek. Med temi najdete že kultno linijo Pronovia, vodilno na tem področju in nova kolekcija jemlje dih. Tukaj je še vedno prestižna čipka, goli hrbti, čudoviti rokavi, boho stil in dodatki, ki govorijo o zelo neobremenjeni, a hkrati prefinjeni nevesti. O trendih ter o strasti do poročne mode smo se pogovarjali z lastnico butika Francesco. Beh, la mia passione nasce tanti tanti anni fa, quando ero bambina, ed è grazie a Barbie se ho coltivato questa passione per la sposa. Era il mio gioco preferito e ogni giorno c'era un matrimonio con Ken e io la vestivo con questi abiti bianchi, un po' improvvisati perché mi procuravo del tulle piuttosto che del pizzo da bomboniere, da centrini e creavo questi abiti per la mia Barbie. Da lì sono cresciuta, ho iniziato ad acquistare Vogue Sposa anche da adolescente e pian pianino tutto questo amore per la sposa mi ha portato qui. Hai detto bene, questo è sicuramente il negozio, tra i negozi sicuramente più grandi del Friuli Venezia Giulia, forse lo spazio proprio più grande dedicato solo alla sposa e molto fornito. I trend quest'anno sono molto entusiasmanti, abbiamo tanti stili diversi per tante spose diverse. Uno dei miei favoriti è lo stile luccicante che quest'anno si è visto molto sulle passerelle. Abiti che sembrano polvere di stelle, con corpini ricamatissimi, gonne piene di glitter, davvero principessa, però da principessa moderna. Poi c'è lo stile boho, che è super attuale e vede spose dal gusto un po' retro, con dei pizzi macramè, con corone di fiori in testa, gonne morbidissime, quasi scalze sulla spiaggia, quindi una sposa molto naturale, molto delicata. Poi il colore è una grande novità di quest'anno, abbiamo tante spose con un tocco di rosa cipria blush, quindi abbandoniamo un po' il classico avorio in favore di una punta di colore delicatissima per una sposa molto eterea. Sì, il nude è una tendenza fortissima, non è per tutte perché bisogna avere un carattere un po' più deciso e aver voglia anche di osare e poi bisogna anche avere il fisico giusto. Però si creano delle trasparenze con dei pizzi, con degli effetti tattoo che sono veramente bellissimi. Abbiamo visto in passerella su Pronovias, ma in tutti i marchi più prestigiosi internazionali, spose da red carpet con degli abiti davvero mozzafiato. La scarpa è diventata molto protagonista e se una volta si diceva tanto non si vedono sotto all'abito, adesso invece la scarpa è uno di quegli accessori che si notano per primi quando la sposa scende dalla macchina, quando tira fuori il piedino, ma anche nel servizio fotografico prima di uscire di casa. Ormai tutti i fotografi tendono ad immortalare anche gli accessori, i dettagli sono importantissimi, quindi ecco che la foto della scarpa pronta per essere indossata dalla sposa inizia ad essere protagonista anche del book poi fotografico. E quindi io consiglio sempre alle spose di prestare molta attenzione a questo accessorio e la tendenza adesso vuole una scarpa luminosa con l'effetto glitter, proprio una scarpa da Cenerentola, quindi meno classico e più moda. Cinzia, il momento del matrimonio è di certo un momento molto emozionante e qui in questo negozio ne vedete tante di emozioni. Qual è quella che a te personalmente entusiasma di più? Ma allora, per me ci sono due emozioni, le due più belle. La prima è quando varcano la porta, che è il loro primo momento nell'atelier, sono un po' timorose, non sanno cosa aspettarsi dalla prova. E il secondo è sicuramente il momento in cui l'abito incontra la sua sposa. Quindi non è la sposa, secondo me, che trova il suo abito, ma è il contrario. È l'abito che fa innamorare questa sposa e davanti allo specchio vediamo tante scintille. Il mio consiglio è di informarsi un pochino, ormai i mezzi a disposizione sono tantissimi, non c'è solo la classica rivista che comunque è sempre bene sfogliare, però ci sono anche tutti i siti internet che danno informazioni sia di contenuti che di immagini. Il mio consiglio è di fare una piccola scrematura, guardare un po' di fotografie e farsi ispirare, vedere cosa piace, cosa non piace, cosa ispira un po' più attenzione. E poi consiglio di prendersi del tempo per organizzare il tutto, quindi prendere l'appuntamento in atelier almeno dai 6 ai 9 mesi prima.
il suggerimento che do alle spose poi è di scegliere molto bene il proprio entourage. Questo è fondamentale. Selezionate bene e con cura chi vi deve accompagnare, perché quelle saranno le persone che poi vi consiglieranno. Innanzitutto non portare più di 2-3 persone, perché altrimenti poi i pareri sono troppi e rischiano di creare più confusione che altro. E scegliere chi è veramente vicino anche come gusti e può dare un contributo invece che magari imporre il proprio gusto, che è un peccato, insomma. E poi anche definire un budget è una cosa importante, perché se la sposa viene da noi con le idee chiare un po' sullo stile ma anche sulla spesa che vuole affrontare, noi riusciamo a fare una scrematura e ad aiutarle in maniera un pochino più mirata. Ad ogni modo, noi siamo in atelier per aiutarle, e quindi anche se le idee poi sono un po' confuse sullo stile, ci siamo noi e ci pensiamo noi poi a indirizzarle verso un look piuttosto che un altro.